L'autonomia differenziata delle regioni andrebbe ad aumentare le disuguaglianze tra nord e sud, in particolare nel settore della scuola. Questa è l'idea della FLC anche di Teramo, contraria al disegno di legge Calderoli che per il sindacato divide il paese e rappresenta un attacco all'esercizio dei diritti fondamentali, a partire da quello all'istruzione. Ci opponiamo assolutamente all'autonomia differenziata perché con questa si creerebbero praticamente due Italie, se non più Italie. Non si farebbe altro che creare discriminazione e diversità di opportunità anche per gli studenti e le studentesse, in quanto probabilmente ci si avvierà verso dei programmi differenziati a seconda della regione e anche un'offerta formativa differente anche a seconda delle capacità economiche del territorio. La FLC-CGIL di Teramo ha ribadito il proprio no a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell'istruzione e assieme a sindacati, giuristi e costituzionalisti hanno annunciato una raccolta di firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare. Stiamo facendo una raccolta di firme contro l'autonomia differenziata. Ovviamente questo è quello che fa la FLC a livello nazionale, ovviamente a livello locale, ma anche a livello di CGIL. C'è una mobilitazione per dire no all'autonomia differenziata perché colpirà comunque inevitabilmente tutti i settori. Per il sindacato, regionalizzare l'amministrazione, gli organici, lo stipendio del personale della scuola significa attaccare il ruolo unificante dei contratti nazionali di lavoro. Una scelta che andrebbe ancora di più ad aggravare la già difficile situazione legata alla carenza di personale in provincia di Teramo. Sì, noi abbiamo fatto mobilitazioni a settembre davanti all'ufficio scolastico provinciale, abbiamo consegnato al provveditore una nota specifica dove ci sono richieste delle scuole che non sono state evase. Per il personale ATA mancano almeno 400 persone che non riescono quindi con gli organici che abbiamo a garantirsi il sistema di istruzione perché siamo di fronte a una situazione davvero complicata. Poche persone, tanti plessi e diritto all'istruzione difficile da garantire.